Buonasera ragazze e ragazzi, buonasera a tutti. Allora, chiedo scusa se mi vedete non in ottima forma, ma stanotte ho dormito malissimo perché sono quasi sicura del perché, perché ieri sera sono andata a fare aperitivo in un posto che aveva anche dei cicchetti, ma evidentemente non erano proprio freschissimi, perché dopo averli mangiati comunque mi è venuta nausea e sono stata un po' male e stanotte tipo mi svegliavo per qualsiasi cosa, cioè una roba assurda. Non avevo collegato, non so, può essere stato comunque che non sono stata bene di stomaco e poi avevo questa iperattività, ma neanche ansia, era proprio come se avessi bevuto tipo 5 caffè, cosa che non è. E ho dormito malissimo, perché poi se no il video dura troppo. E con la spesa. E le novità, dai, tiriamoci un po' su con le novità. Allora, vi presento quattro novità e partiamo subito. Allora, ho preso come novità le crostatine integrali frutti rossi della Mulino Bianco. Dei frutti rossi avevano fatto anche i cornetti o qualcos'altro che io avevo già preso, ma le crostatine mi mancavano e quindi le ho comprate. Fatemi sapere se voi le avete provate, se vi siete trovate bene e quant'altro. Poi ho voluto provare, è un po' appiccicoso, perché si è aperto. Vabbè, faccio un attimo rimettere il cellophane, dopo me lo rimetto. Il bon roll alla zucca, perché hanno fatto special edition per Halloween. Il bon roll alla zucca, wow! E io adoro la zucca, quindi non potevo non provarlo. Altra novità che mi ha subito ispirato, sono un po' schiacciate perché ho buttato la spesa un po' a casaccio, le sottilette. E sottilette fumé con scamorza, eccole qua, queste qua con scamorza fumicata, anche queste sono una novità, novità, novità. E poi altra novità, io è gli Oreo Vanilla Flavor, eccoli qua. E sono praticamente fatti con la ragnatela, stile Halloween, il ripieno arancione, stile Halloween, che sembra una zucca, ma in realtà è un ripieno alla vaniglia. Io questi però ve li assaggio perché oggi non ho mangiato niente con la scusa che stavo male, ho mangiato proprio due robette in croce. E non è che sto proprio bene anche adesso, però uno me lo voglio mangiare e vi faccio anche vedere. Allora, è fatto così, tipo ragnatela, vedete? E poi il ripieno è arancione, che sfiziosissimo! È troppo bello da vedere. E adesso me lo mangio. Un Oreo normalissimo, buono però molto normale, solo che ha questa roba qua che è troppo bellino, veramente li hanno fatti un sacco bene, quindi vi ho mostrato le quattro novità. Poi ho comprato le nutelline piccole, solite, il pesto Tigulio peperoni e noci, io adoro i pesti Tigulio, li adoro. Quindi ho preso il peperone e noci e radicchio e speck. Eccoli qua. Questi qua sono veramente ottimi, hanno un'ottima qualità e faccio anche, li digerisco abbastanza bene. Non dico che li digerisco completamente perché sono una che non digerisce più niente ormai, perché dopo anni e anni di abusi con il cibo e tuttora comunque abuso di schifezze, alcol e quant'altro, lo stomaco dopo cede, vabbè. Il dado biologico, eccolo qua. Dopodiché ho trovato questi qua, i semplici e buoni, eccoli qua, la pasta dei semplici e buoni, e mi ha colpito perché dice di farlo integrale,
con 100% faro italiano biologico, e trovare una pasta bio integrale con grano italiano è veramente difficile. Se andate da Pan Panorama potete trovare questi formati di pasta, ci sono i fusilli, le farfalle e anche, eccoli qua, le pennette, appunto. Quindi se andate da Pan Panorama c'è questa linea che vi consiglio. Il tè detenato alla pesca, perché di questo ne facciamo fuori parecchio. Ah, è un'altra novità! Che cavolo! Mi sono dimenticata, erano 5 le novità. Queste cioccofette con gocce di cioccolato. Eccole qua, fette biscottate con gocce di cioccolato. E qua dice i fratelli Cellino di Sardegna. Vabbè, sono troppo belle. E poi anche queste mi hanno ispirato un sacco. Guardate, guardate. Un'altra novità. Latte e miele, ma senza lattosio. Cioè, latte e miele, però senza lattosio. Mi hanno troppo ispirato. Perché ho detto, sì, ho detto strano che comunque siano con latte, però senza lattosio. E sono veramente carine. Quindi alla fine sono 6 le novità. Bene ragazze, questo è tutto. Ah, cos'altro vi volevo far vedere? Aiuto, scusate. Ah, scusate perché sono seduta sulle ginocchia. Ho preso anche l'acqua, eccola qua. Acqua di Norda, era in offerta tipo 22 centesimi, quindi un ottimo prezzo. E ne ho prese 2 casse. Grazie anche a mio suocero che mi ha aiutato a portarle. E poi volevo far vedere, ho preso le caramelle anche l'altro giorno, quelle, le Haribo, aspetta ce l'ho qua, sì, e le Haribo, quelle al mango avevo preso, e con le caramelle Haribo adesso per Halloween ti danno questa carina borsetta, così, no? Che c'è scritto fai una scorta mostruosa, è troppo bellino. Invece di magari comprare il cestino ai bambini, si compra magari le caramelle e poi si prende appunto la borsetta in omaggio. È veramente carina, della Chupa Chups, non dell'Haribo, è fatta molto bene, bella bella. E dopo cosa vi volevo mostrare? Voglio mostrare anche qualcos'altro, visto che dopo non voglio più fare il video. Ah, visto che ho comprato le crostatine della Mulino Bianco, ho preso anche questi biscotti in omaggio, eccoli qua. Qua c'è scritto acquistando 2 prodotti Mulino Bianco, e ne ho preso uno, ma tante volte ne compro tanti, quindi alla fine ho detto mi prendo i biscotti omaggio, perché comunque le cose della Mulino Bianco io le compro. E poi vediamo un attimo se ho qualcos'altro da farvi vedere, perché avrei anche delle cose di abbigliamento che ho comprato, ve le faccio in un altro video, perché comunque sto intanto cercando se ho ancora qualcos'altro, perché ho fatto un mix di borse, non ho preso proprio tutto oggi, però sì, dopo mi viene fuori il video troppo lungo. Quindi bene ragazze, basta, io non ho più altro in borsa, mi pare di non avere altro. Ho un profumo che metterò nei finiti. Basta ragazze, io vi saluto, vi mando un bacione, ci vediamo.